Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo ciclo di incontri informativi sui falsi miti inerenti ai disturbi dell'alimentazione. Nella nostra esperienza clinica, spesso ci capita di incontrare delle persone che condividono con noi delle false credenze che ruotano attorno ai disturbi dell'alimentazione. Una di queste è la credenza che essi siano causati esclusivamente da un rapporto disfunzionale con i genitori. Un'altra credenza che spesso ascoltiamo è che i disturbi dell'alimentazione colpiscano esclusivamente o prevalentemente le giovani donne. E infine spesso ascoltiamo la credenza che da questi disturbi si possa venire fuori principalmente grazie alla forza di volontà. Ecco, l'idea di avviare questo ciclo di incontri informativi nasce proprio sulla base di queste credenze che abbiamo spesso ascoltato e nasce con l'obiettivo di condividere delle informazioni scientificamente fondate e di scardinare in qualche modo questi falsi miti che ruotano attorno ai disturbi dell'alimentazione. Con l'idea che in realtà la ricerca scientifica ha dimostrato un'origine multifattoriale dei disturbi dell'alimentazione, è stato evidenziato che spesso colpiscono anche soggetti di sesso maschile, che l'età d'esordio è più precoce rispetto al passato e che per venire fuori dalla problematica alimentare non sia sufficiente e necessaria la forza di volontà. Ecco, da questo nasce l'intento di avviare questo ciclo di incontri informativi e l'incontro di oggi è proprio inizia da un primo falso mito. Non è tutta colpa dei genitori. Spesso c'è la credenza che il disturbo dell'alimentazione abbia un esordio su questa base, su una base di un rapporto negativo con le figure genitoriali. Magari critiche, ostili, intrusive, e a loro viene in qualche modo, diciamo così, loro vengono in qualche modo identificati come gli unici artefici, le cause primarie della problematica alimentare. Noi sappiamo che la scienza ha dimostrato, secondo un modello biopsicosociale, come in realtà ci siano fattori appunto predisponenti, ma di natura genetica, di natura psicologica, di natura sociale, a fianco anche a dei fattori precipitanti, ma anche associati a fattori di mantenimento peculiari. E infine ci sono anche dei fattori protettivi che è bene conoscere e che è bene tenere a mente. Ecco, l'incontro di questa sera sarà strutturato in due momenti. Avremo un primo momento in cui le professioniste dell'equipe CIP Milano Navigli, che potete vedere qui, forniranno una prospettiva multidisciplinare di informazioni scientificamente fondate su questi fattori che contribuiscono sia all'esordio di un problema alimentare, ma anche al mantenimento e evidenzieranno anche alcuni dei fattori protettivi, no, per lo sviluppo della problematica alimentare. In un secondo momento, invece, raccoglieremo le domande da parte del pubblico che potrete scrivere in chat in qualsiasi momento e risponderemo alle vostre domande. Quindi chedo a tutte voi di attivare l'audio e inizio a presentarvi. Abbiamo con noi la dottoressa Ilaria Ripoldi, medico-psichiatra. Buonasera a tutti. Abbiamo la dottoressa Maria Luisa Colantonio, psicologa. Salve, buonasera a tutti. La dottoressa Laura Zagarese, psicologa. Salve, buonasera. La dottoressa Martina Tramontano, psicoterapeuta. Salve, buonasera a tutti. La dottoressa Laura Ranzini, psicoterapeuta. Buonasera a tutti. E infine la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Buonasera a tutti. Ok, allora iniziamo questa panoramica
disciplinare sul tema dei fattori che contribuiscono all'esordio dei disturbi dell'alimentazione. E quindi passerei la parola alla dottoressa Riboldi, che ci porta un contributo riguardo ai fattori genetici in particolare. Prego. Esatto, allora condivido lo schermo. Allora, appunto, io buonasera a tutti, sono la dottoressa Riboldi, sono medico psichiatra, questo è il titolo della mia presentazione, quindi il contributo dei fattori genetici nell'esordio dei disturbi dell'alimentazione. Come diceva appunto la dottoressa Nocita, diciamo che cercheremo un po' in questi webinar di valutare quella che è l'eziologia multifattoriale dei disturbi dell'alimentazione, che effettivamente sono disturbi molto complessi. Io mi occuperò nella fattispecie di questi fattori genetici, infatti al di là dei noti fattori di rischio di natura ambientale, psicologica, socioculturale, alcuni studi su gemelli omozigoti, che sono i primi studi che sono stati effettuati in ambito genetico, questo perché i gemelli omozigoti hanno lo stesso corredo genetico, quindi hanno lo stesso DNA, hanno effettivamente evidenziato l'importanza di fattori di rischio anche di natura biologica e in particolare genetica nell'esordio dei disturbi alimentari. Io per brevità e per completezza sono partita da questa review, questa è una review sistematica, quindi una revisione dei risultati, diciamo, della letteratura scientifica sulla genetica e l'epigenetica dei disturbi alimentari. Non è recentissima, è del 2015, ma in realtà è diciamo l'ultima più completa review della letteratura sull'argomento, e tra l'altro i nomi sono molto importanti. Poi se volete magari metto il link nella chat, così vi potete leggere il paper per intero, che è scritto molto bene anche in maniera comprensibile. Quindi è una review proprio della letteratura sul tema genetica e disturbi alimentari. Disturbi alimentari, in realtà poi anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating, quindi si concentra su questi tre disturbi nello specifico. Si parte appunto con i primi studi, che sono quelli sui gemelli omozigoti, sui consanguinei, cioè banalmente che cosa si è andato a fare. Questi sono i primi studi della genetica, diciamo intorno agli anni 80. Si è partiti proprio dallo screening del DNA completo dei soggetti affetti da disturbi dell'alimentazione per cercare delle mutazioni del DNA, e poi si sono cercate le medesime mutazioni anche nel DNA dei familiari. Ci sono dei risultati interessanti, perché vabbè, io adesso chiaramente ne ho elencati soltanto due, un po' per brevità, però in realtà i risultati riguardano un po' tutti e tre i disturbi dell'alimentazione. Si è visto che c'è una probabilità 11 volte maggiore di sviluppare anoressia nervosa nei familiari di probandi, che sono soggetti con diagnosi di disturbo alimentare, nello specifico di anoressia nervosa. E ancora più interessante è il fatto che nei familiari dei soggetti con diagnosi di anoressia nervosa c'era una prevalenza di anoressia nervosa pari al 2% contro l'assenza invece nei familiari dei soggetti sani, ma anche di bulimia nervosa pari al 4,4% contro l'1,3% nei familiari dei controlli. Questo cosa vuol dire? Che se io soffro di anoressia nervosa, può essere che i miei familiari, quindi chi ha un corredo genetico simile al mio, abbia un aumento della prevalenza non solo di anoressia, ma anche di bulimia. Questo perché c'è proprio una correlazione genetica tra i disturbi alimentari, questo è molto interessante. Partendo quindi da questi studi sui gemelli omozigoti, si è passati invece a studi genetici, quindi ci si è chiesti attraverso diversi metodi che qui ho elencato, però chiaramente non entreremo nel dettaglio, tutta una serie di studi sia sugli esseri umani che poi anche studi sugli animali, ci si è chiesti proprio quali sono i geni, quindi senza andare a fare tutta la valutazione del DNA, quali sono i geni che possono influire, diciamo, su disturbi alimentari. Quindi si è partita dall'ipotesi biologica, quindi ci si è chiesti quali sono quegli elementi che noi conosciamo che possono influenzare un disturbo alimentare, e si è partiti dai neurotrasmettitori. Questo perché, come sappiamo, i neurotrasmettitori hanno un ruolo, che sono un po' quelli, diciamo, i composti chimici che fanno funzionare il cervello, hanno fondamentalmente un ruolo non solo nei disturbi alimentari, ma un po' in tutte le patologie di ambito psicologico, di ambito psichiatrico, possono avere un ruolo. Quindi si è partiti dalla valutazione di geni che c'entrano con i neurotrasmettitori, in particolare che c'entrano con la serotonina. Serotonina, che è un neurotrasmettitore del cervello che è implicato molto con disturbi psichiatrici in generale. Basti pensare che, per esempio, per la depressione, disturbi depressivi, si utilizzano dei farmaci che aumentano
il rilascio di serotonina. Sono stati indagati dei geni correlati a questi recettori, ma in realtà poi ci si è resi conto che c'era tutta una serie di geni che potevano essere studiati, quindi il recettore della serotonina, il recettore della dopamina che è un altro neurotrasmettitore, recettori di alcuni ormoni correlati al controllo del peso, per esempio la leptina, così come anche gli ormoni sessuali. Si sa che gli ormoni sessuali hanno sempre un ruolo abbastanza importante, non tanto magari nell'esordio, ma anche poi nella prosecuzione, nella progressione dei disturbi alimentari, in particolare gli estrogeni. Questo fattore BDNF, che sarebbe un fattore neurotrofico, quindi che sviluppa, che supporta il trofismo del sistema nervoso centrale, un altro fattore implicato sempre nel controllo del peso, fino poi addirittura degli studi sui recettori per gli oppioidi e recettori per i cannabinoidi endogeni, quindi prodotti dal corpo, che hanno un significato nel circuito della gratificazione e del piacere. Quindi si è sempre partiti da un'ipotesi biologica per cercare il gene implicato. Il terzo tipo di studi, che poi è l'ultimo, gli studi di epigenetica, sono quelli un po' più recenti, sono la tipologia di studio un po' più recente, secondo me anche più interessante. Perché? Perché l'aspetto interessante è il fatto che l'epigenetica ha un ruolo importantissimo dal punto di vista ambientale. Cioè, che cos'è l'epigenetica? Si occupa dello studio di tutte quelle modificazioni che possono essere ereditate, quindi delle modificazioni del funzionamento fisico-organico che possono essere ereditate, che però non mutano il DNA, per cui il DNA rimane uguale, ma i geni vengono espressi in modo differente. Questa è una teoria molto interessante su cui si sta sviluppando appunto tutta la ricerca genetica. Per capire meglio di che cosa si tratta, ho fatto due esempi. Allora, è stato ipotizzato, per esempio, che in caso di obesità alcuni fattori ambientali, per esempio il consumo eccessivo di cibi ad alto contenuto di grassi piuttosto che di carboidrati, potrebbero incrementare l'espressione di geni che regolano la distribuzione degli adipociti, sempre in soggetti vulnerabili. Cioè, la vulnerabilità del soggetto è sempre il primo step, e questo è vero un po' per tutti i disturbi, anche poi quelli di natura psichiatrica. Così anche, può essere anche vero, ed è stato anche dimostrato dalla letteratura, che un ambiente che invece promuove la magrezza, intesa come magrezza poi eccessiva, possa condurre a una sovraespressione di geni che invece sopprimono l'appetito oppure stimolano una riduzione del peso, sempre in soggetti vulnerabili. In questi soggetti non è che cambia il DNA, ma cambia attraverso l'ipermetilazione, quindi è proprio diciamo, questo è molto specifico dell'ambito genetico, però attraverso questo meccanismo si modifica proprio quella che è l'espressione dei geni. In particolare si è visto il gene del trasportatore della dopamina, che era un neurotrasmettitore di cui parlavamo prima. Io qui poi ho inserito quest'altro paper, brevemente mi avvio alla conclusione, solo per dire come fondamentalmente la ricerca poi è progredita. Questo è un paper del 2021, gennaio 2021, non è più una revisione della letteratura, ma è proprio un trial clinico. E in questo paper si va a indagare quelle che sono le sovrapposizioni, le differenze tra le varie forme di disturbi alimentari in tema di genetica. Quindi non solo ci si chiede, ci sono dei fattori genetici, ma si va un po' oltre, si cerca di capire quali sono le caratteristiche genetiche in comune tra anoressia, bulimia e binge eating. In particolare, questi sono un po' i dati, i metodi, quindi valutate sequenze di DNA di 640 soggetti tra anoressia, bulimia e binge eating e 17.050 controlli, quindi soggetti sani. I risultati sono diversi, ci sono stati degli overlap, quindi delle similitudini genetiche, però per esempio, io ho indicato soltanto questo risultato per far capire come per esempio il binge eating ha delle caratteristiche genetiche che sono diverse in realtà da quelle dell'anoressia, bulimia nervosa. Quindi ogni disturbo poi in realtà è a sé stante. Quindi per concludere, qual è il significato di questo overview un po' sui fattori genetici? Beh, innanzitutto una cosa interessante che forse non ho detto prima, che in realtà la maggior parte degli studi sono stati effettuati sull'anoressia nervosa. Adesso recentemente invece ci si è concentrati un po' di più sulla bulimia nervosa, sul binge eating e anche su tutti quei disturbi un po' sotto soglia o non altrimenti specificati. Quindi questo è interessante soprattutto per la visione futura della ricerca. Poi è anche vero che si è ipotizzato e abbiamo dei risultati rispetto a quelli che sono i fattori genetici, però non sappiamo ancora qual è il peso che questi fattori hanno poi sull'esordio dei disturbi alimentari e come si intrecciano con tutti gli altri fattori, quindi ambientali, sociali, psicologici. Questo è un altro elemento molto importante.
ci sono delle evidenze, come dicevamo prima, che sostengono sia l'esistenza di overlap, quindi di sovrapposizioni, di uguaglianze e differenze invece genetiche tra i disturbi alimentari. Quindi gli obiettivi futuri nell'ambito proprio fattori genetici e ricerca sono sicuramente utilizzare campioni più numerosi, questo è sempre vero per la ricerca, più variegati, quindi non soltanto anoressia nervosa, ma magari per esempio anche disturbi più sottosoglie e poi indagare nuovi geni da valutare poi nel discorso del DNA. Tutto questo per dire che sicuramente la partenza per capire i disturbi alimentari bisogna sempre avere in mente l'idea che l'eziologia è multifattoriale, non bisogna mai tralasciare nessuno degli aspetti. Io ho finito, se poi c'è qualche domanda, so che magari sono andata un po' veloce su tematiche un po' anche specifiche, quindi se volete vi lascio il link dei due paper e se avete qualche domanda poi risponderò volentieri. Ok, grazie. Grazie Ilaria. Eccoci di nuovo tutte qua. Grazie per questa panoramica sicuramente complessa, però anche espressa chiaramente, no? Sul contributo dei fattori genetici rispetto ai disturbi dell'alimentazione. Ecco, ora insieme ai fattori genetici noi sappiamo che ci sono dei fattori psicologici predisponenti all'esordio di un disturbo dell'alimentazione. Rispetto a questo tema passo la parola alla dottoressa Colantonio che ce ne illustra alcuni. Sì, grazie mille, dottoressa Nocita. Allora, i fattori predisponenti sono quelle condizioni che determinano una maggiore suscettibilità al problema alimentare e sono socioculturali, familiari e individuali. Quindi identificarli aiuta a capire che non vi è soltanto una causa determinante. Tra i maggiori fattori socioculturali abbiamo la pressione sociale alla magrezza, la quale appunto viene vista come sinonimo di bellezza e di successo. Quindi le persone possono tendere a confrontarsi con questo standard per verificare il proprio livello di adeguatezza fisica e sociale. E questo va a influenzare la rappresentazione del proprio corpo e dei comportamenti alimentari. Difatti, in culture diverse da quelle occidentali, dove non vi è tale ideale, l'incidenza di anoressia e bulimia sono inferiori. Poi ci sono le condizioni familiari che possono predisporre a un problema alimentare, tra cui ci può essere la presenza all'interno della famiglia di una particolare attenzione ai temi dell'aspetto fisico e dell'alimentazione, e questo può portare alla costruzione di un'immagine di sé polarizzata sull'aspetto esteriore. Poi anche le abitudini alimentari durante l'infanzia, infatti molti studi hanno dimostrato che avere un'abitudine alimentare che può essere un'alimentazione abbondante durante l'infanzia, questo può essere associato a un maggiore rischio di abbuffate in adolescenza. O anche avere un'alimentazione ridotta durante l'infanzia, e è stato dimostrato che questo può essere associato a un rischio maggiore di anoressia, allo sviluppo di anoressia durante l'adolescenza. Tra le caratteristiche individuali che possono appunto creare una maggiore suscettibilità allo sviluppo del disturbo alimentare c'è il sesso femminile, ovvero il corpo delle donne rispetto agli uomini vive maggiori cambiamenti durante la vita, ad esempio possiamo appunto pensare alla pubertà o durante la gravidanza o ad ogni mese per l'arrivo del ciclo, e questi cambiamenti che una donna vive possono accentuare l'attenzione data al proprio corpo. Poi c'è la condizione di sovrappeso, che è una condizione che può determinare il sentirsi diversi dal modello appunto fisico dominante, dallo standard di bellezza ideale, e questo può dirigere l'attenzione della persona all'esigenza di condurre una dieta. Poi anche una bassa autostima è un fattore che può condurre le persone a far dipendere il proprio valore, la propria sicurezza da quanto si è percepiti attraenti. E in questo il peso corporeo sembra che ha un ruolo rilevante. Pertanto le persone con una bassa autostima, per avere una maggiore accettazione da parte degli altri, possono anche aumentare le loro bisogni di controllo e di perfezionismo. E anche si è visto che chi ha una difficoltà a tollerare le emozioni
può appunto avere una predisposizione a utilizzare, può essere un fattore predisponente a utilizzare il cibo come mezzo per regolare le emozioni. Queste sono appunto le principali condizioni che possono determinare una predisposizione allo sviluppo di un disturbo alimentare. Bene, grazie per questa panoramica. Quindi ci siamo così focalizzati su alcuni dei fattori predisponenti. Ora volevo un pochino spostare l'attenzione invece su quelli che sono i fattori precipitanti, i disturbi dell'alimentazione. Quindi chiedo alla dottoressa Zagarese di farci una panoramica sintetica, breve, rispetto a questi fattori in particolare. Sì, grazie dottoressa Nocita. E in linea con una visione biopsicosociale, i fattori predisponenti precedentemente descritti dai miei colleghi non sono ascrivibili come le uniche cause per la proliferazione di una sintomatologia alimentare. E questo spiega infatti come mai non tutte le persone poi con una certa familiarità manifestino questo disturbo. In quest'ottica i fattori predisponenti determinano dunque solo una vulnerabilità, infatti si parla proprio di una sensibilità nelle persone e dunque il terreno fertile per lo sviluppo della patologia. È solo mediante la combinazione di questi elementi ed il vivere una condizione di stress che la probabilità di manifestare una certa problematica aumenta. Scientificamente poi con stress si intende proprio la tendenza ad una risposta che l'organismo mette in atto in reazione a degli elementi che sono presenti nella realtà. E pertanto in presenza di una predisposizione di base, numerosi fattori possono influenzare la manifestazione delle problematiche alimentari. Secondo la letteratura, una delle componenti comportamentali e cognitive che è descritta come uno dei principali fattori di rischio è l'attuazione di una dieta. Numerose ricerche infatti dimostrano come soprattutto l'attuazione o anche il tentativo di svolgere una dieta, soprattutto ipocalorica, rappresenta il rischio più elevato in adolescenti normopeso. In secondo luogo possiamo parlare di quelli che sono degli eventi di vita, come ad esempio la rottura di un rapporto relazionale, il trasferimento in un nuovo luogo di vita, come ad esempio in una nuova città, e dunque anche i cambiamenti che ne seguono, quindi cambiamenti relazionali, della routine, dei propri costumi. Possono essere circostanze quindi che sono percepite come difficili e che quindi aumentano il rischio di assumere delle condotte alimentari particolari come strategie proprio per affrontare le condizioni avverse. Ed infine, fondamentali sono anche le esperienze di transizione evolutiva, ad esempio affrontare appunto dei cambiamenti fisici associati a, come dicevamo, alla pubertà, all'adolescenza, ma anche in altre fasi di vita come durante la gravidanza, e quindi determinate da uno sviluppo e da un cambiamento ormonale. Si tratta di cambiamenti che possono rappresentare un'esperienza di minaccia per il senso del proprio autocontrollo. E inoltre è interessante osservare come, soprattutto nella fase di vita dell'adolescenza, l'assunzione di condotte alimentari può rappresentare un ponte per riconoscere la propria autonomia e la costruzione identitaria. Grazie anche per questo contributo che ha concentrato l'attenzione sui fattori precipitanti, almeno alcuni di essi. Ecco, ora vorrei spostare un po' l'attenzione su quelli che sono i fattori invece di mantenimento dei disturbi dell'alimentazione, che insomma la ricerca ha messo molto bene in evidenza, no? E quindi su questo punto passerei la parola alla dottoressa Tramontano, che ci farà insomma una breve presentazione di quelli che sono i fattori di mantenimento sia di natura psicologica sia di natura ambientale. Grazie Rosaria. Allora, prima di tutto, i fattori di mantenimento di un disturbo sono tutti quegli eventi che in qualche modo contribuiscono a rinforzare, a mantenere il disturbo una volta che si è innestato. Quindi tutti quei fattori, sia di tipo psicologico, ambientale, che vanno un po' a rappresentare il circolo vizioso di mantenimento all'interno del quale la persona resta un po' intrappolata.
È molto importante tenere in considerazione questi aspetti, poiché, come abbiamo visto, non essendoci una causa precisa che si va a rimuovere, gli interventi in realtà vengono indirizzati proprio alla riduzione di questi aspetti. Quindi i fattori di mantenimento sono un po' quello che andiamo ad affrontare con l'intervento terapeutico. Secondo la prospettiva transdiagnostica di Fairbairn, che è un po' la teoria alla base della terapia cognitivo-comportamentale migliorata, che poi è quella che utilizziamo, i disturbi dell'alimentazione condividono uno stesso nucleo psicopatologico, che è quello di un'eccessiva importanza che la persona attribuisce al peso, alla forma del corpo e al controllo dell'alimentazione. Questo nucleo psicopatologico è molto importante perché rappresenta il fattore di mantenimento cardine, perché è quello da cui poi derivano tutti gli altri fattori di mantenimento, sia direttamente che indirettamente. Per esempio, pensiamo a tutti i pensieri e le preoccupazioni per il peso, la forma del corpo, i tentativi di controllare l'alimentazione attraverso una dieta molto rigida, oppure l'esercizio fisico eccessivo, fatto in maniera compulsiva, l'utilizzo del vomito autoindotto, di lassativi, di diuretici, oppure il sottopeso e quindi poi tutti i sintomi di malnutrizione. Quindi ci sono tutti i fattori di mantenimento che si sviluppano soltanto se una persona crede che il controllo dell'alimentazione, del peso e della forma del corpo siano di estrema importanza per giudicare il proprio valore. Quindi diventa il punto più importante come l'autovalutarsi, cioè per in un certo senso autovalutarsi. L'unico diciamo comportamento che viene considerato come fattore di mantenimento e che non sembra legato strettamente a questo sistema di autovalutazione disfunzionale è quello della buffata, che sembra invece essere conseguenza o del tentativo di restringere troppo, quindi di avere una dieta, delle regole dietetiche molto rigide e molto estreme, oppure viene utilizzato come modo per modulare degli eventi, delle emozioni negative. Cioè la persona scopre comunque che le emozioni negative come la tristezza, l'ostilità, l'ansia, la paura oppure anche la vergogna possono essere gestiti attraverso l'alimentazione e quindi questo tende poi a far sì che questo comportamento si perpetui e diventi un fattore di mantenimento. Questi sono un po' quelli che riguardano strettamente i disturbi alimentari. Poi ci sono altri fattori di mantenimento aggiuntivi che non sono specifici dei disturbi alimentari, ma che possiamo rintracciare in persone che sviluppano un disturbo alimentare, come per esempio l'avere una bassa autostima, avere delle difficoltà interpersonali, oppure anche il perfezionismo clinico. Infatti alcuni studi hanno evidenziato come il rimuginio e il controllo costituiscono degli importanti fattori di mantenimento per i disturbi dell'alimentazione. In particolare si è visto che i soggetti con disturbi dell'alimentazione mostrano una maggiore tendenza a preoccuparsi per gli errori, hanno misure più elevate di rimuginio e anche una scarsa percezione di controllo sugli eventi, sia esterni sia interni, rispetto invece ai soggetti che non sviluppano questo tipo di disturbo. Poi credo che sia anche importante menzionare i rinforzi positivi che fungono da fattori di mantenimento, sia di tipo cognitivo sia di tipo sociale. Di tipo cognitivo, per esempio, soprattutto nelle fasi iniziali, quando le persone iniziano a perdere peso, quella perdita di peso dà un senso di trionfo, di autocontrollo, di superiorità e di riuscire comunque a superare un bisogno fisiologico, non fa altro che dal punto di vista cognitivo rinforzare ad intensificare ancora di più il controllo dell'alimentazione. Invece i rinforzi positivi di tipo sociale sono tutti i messaggi ovviamente che arrivano dai media, dai social rispetto alla magrezza come sinonimo di bellezza, di successo, di autocontrollo, quindi di caratteristiche positive. Oppure una forma diversa di rinforzo sociale può essere quando la persona perdendo peso non fa altro che attivare le attenzioni, le preoccupazioni da parte del mondo esterno, che possono essere un partner, dei familiari, e quindi questo comportamento va a rinforzare positivamente la perdita di peso.
Alcune volte come fattori di mantenimento ci possono essere anche dei rinforzi negativi, perché perdere peso e acquisire, diciamo, un corpo con forme prepubere molto spesso viene utilizzato per evitare delle situazioni come può essere la paura di avere delle relazioni dal punto di vista sessuale, oppure evitare delle situazioni difficoltose che stiamo attraversando come può essere la separazione dalla famiglia, oppure anche il pensare di non riuscire a rispettare delle prestazioni elevate e quindi il disturbo diventa un po' un qualcosa che mi aiuta ad evitare queste situazioni. Bene, grazie Martina. Beh, spostandoci più su quelli che sono i fattori di natura ambientale, un'attenzione particolare soprattutto nell'ultimo anno ci è sembrato che si sia, insomma, dedicata all'uso dei social media. Perché dico l'ultimo anno? Perché a partire dal primo lockdown, quindi l'avvio della pandemia, ad oggi si è registrato proprio un uso più massiccio dell'uso dei social media, sia da parte dei giovani, ma sembra anche da parte degli adulti, e questo ha esercitato un impatto sulle persone che hanno una vulnerabilità ai disturbi dell'alimentazione. Ecco, passerei la parola alla dottoressa Lanzini, che ci racconta un pochino che tipo di impatto si è visto, ecco, rispetto a questo uso più massiccio dei social media nell'ultimo anno. Grazie Rosaria, sicuramente questo in effetti è un punto molto importante e anche molto attuale, nel senso che l'utilizzo dei social si configura come un importante fattore sia che contribuisce all'esordio che sia che contribuisce al mantenimento di una problematica alimentare. Quindi questo lo vediamo sia dagli studi di ricerca sia dalla pratica clinica. In particolare partiamo un attimo dal ruolo che l'utilizzo dei social può avere rispetto all'esordio delle problematiche alimentari. Gli studi di ricerca ci dicono che l'utilizzo appunto dei canali social influenza moltissimo e alimenta l'insoddisfazione corporea, perché attraverso i social di fatto viene proposto un ideale di magrezza irraggiungibile, e questo ideale di magrezza spesso viene interiorizzato, e questo si configura proprio come un rischio che le ricerche dimostrano essere un fattore predisponente per lo sviluppo di una problematica alimentare. In particolare esistono 4 linee di evidenza su questo, cioè il fatto che la maggior parte delle persone che hanno una problematica alimentare appartiene al genere di sesso femminile. Poi il fatto che l'aumento dell'incidenza delle problematiche alimentari è associata con la diminuzione del peso ideale per quello che riguarda il genere sempre femminile, che poi la maggiore prevalenza e incidenza dei disturbi alimentari è appunto maggiormente presente in quelle culture che valorizzano l'ideale di magrezza, e che c'è un'associazione infine significativa tra appunto questa interiorizzazione dell'ideale di magrezza e il possibile sviluppo delle problematiche alimentari. Questo per quanto riguarda l'esordio, quindi la ricerca ci dice che è un fattore sicuramente da tenere in considerazione. Dalla pratica clinica, se vogliamo, invece traiamo delle conclusioni per quanto riguarda il mantenimento delle problematiche alimentari, cioè l'utilizzo dei social media mantiene questo tipo di preoccupazioni, proprio perché le persone che hanno un problema alimentare fanno spesso moltissimi confronti tra il proprio corpo e il corpo di altre persone. Ovviamente i social diventano un modo che le persone utilizzano proprio per confrontarsi, soltanto che vengono a contatto con delle forme di confronto piuttosto pericolose. Pensiamo ai siti proana, che sono un esempio di questo aspetto, ma anche semplicemente il confrontarsi con le immagini che vengono proposte su Instagram, potrebbe essere, o comunque anche alla televisione, insomma, nelle riviste di moda, eccetera, perché vengono di solito proposte delle immagini di donne che hanno certe caratteristiche molto specifiche. Di solito sono
donne tendenzialmente con un fisico magro, molto giovani e di bell'aspetto. Quindi nella nostra pratica clinica proprio ci concentriamo su questo punto e aiutiamo la persona a riflettere su come queste immagini in realtà siano molto spesso delle immagini non realistiche, non rappresentative del corpo delle donne e siano delle immagini spesso manipolate al computer. Inoltre aiutiamo la persona a riflettere su quanto il mantenere un confronto di questo tipo non sia utile proprio perché va ad alimentare delle preoccupazioni per il peso e per la forma del corpo che diventano anche molto intense e che tramite questo confronto le persone arrivano a concludere che il proprio corpo non è adeguato. Grazie anche per questo contributo sul mondo digitale che ci riguarda soprattutto negli ultimi anni, ma ancora di più nell'ultimissimo anno, no? Come dicevamo prima, quindi sia le evidenze scientifiche sia la pratica clinica mettono proprio in risalto come l'utilizzo dei social abbia un impatto sull'esordio e anche sul mantenimento. Ecco, adesso mi avvierei verso una discussione su quelli che invece possono essere i fattori protettivi rispetto all'esordio di un disturbo dell'alimentazione, perché anche rispetto ai fattori protettivi la ricerca ha messo in evidenza alcuni elementi importanti da condividere con il nostro pubblico. Quindi riferendoci in particolare a quello che lo stile alimentare ha preso durante l'infanzia e come questo possa rappresentare un elemento protettivo per lo sviluppo di una problematica alimentare, passo la parola alla nostra dietista, alla dottoressa Ramponi. Prego. Grazie Rosaria e buonasera a tutti. Esatto, appunto i miei colleghi hanno già discusso in maniera approfondita come le relazioni familiari negative non sono le uniche cause che possono poi condurre allo sviluppo di un disturbo alimentare. Se questo è vero, è altrettanto corretto affermare che i genitori possono anche essere di aiuto. Infatti lo stile alimentare, in modo particolare quello appreso durante l'infanzia, può essere un fattore protettivo allo sviluppo di un disturbo alimentare. Un primo aspetto utile è quello proprio di cercare di favorire un clima sereno a tavola. Infatti gli studi hanno dimostrato che le discussioni sul cibo, sull'alimentazione e anche proprio durante il momento del pasto, quindi anche il pranzare, cenare in un'atmosfera poco piacevole, può poi predire lo sviluppo di un disturbo alimentare e in modo particolare di anoressia nervosa. Per questo motivo è bene cercare di evitare i conflitti durante il momento del pasto e cercare di favorire e creare un clima che sia il più sereno e disteso possibile. Per far questo è importante dare il buon esempio, diciamo appunto trasmettere ai propri figli il corretto stile alimentare proprio perché i bimbi imparano imitando i grandi. È bene quindi coinvolgere i piccoli nella fase di scelta, nella fase di preparazione dei pasti e della tavola in modo tale da renderli curiosi e allo stesso tempo è bene non vietare in assoluto particolari alimenti così come anche costringere al consumo di altri. Infatti questi due comportamenti potrebbero predisporre all'eccesso e alla restrizione. Allo stesso modo è bene non utilizzare il cibo come forma di punizione, premio, ricompensa, come ad esempio se mangi la verdura poi potrai avere il dolcetto al fine pasto. Questo perché questi comportamenti potrebbero poi portare ad una maggiore alimentazione emotiva e selettiva e diciamo che sono più utili altri metodi che possono ad esempio essere il dialogo o le parole. Poi per riagganciarmi a quello che dicevano prima i miei colleghi, è anche utile cercare di mantenere fin dall'infanzia un peso e un appetito salutari, dove per appetito salutare si intende diciamo, l'aver fame ai pasti e non aver fame eccessiva al di fuori dei pasti.
Questo perché gli studi hanno dimostrato una correlazione in positivo su questi aspetti e quindi una minore incidenza tra questi due aspetti e anoressia nervosa. E per ottenere questo, oltre ai punti sopracitati, può essere utile portare i propri figli al consumo di 5 pasti giornalieri, quindi una colazione, 2 pasti principali, un pranzo e una cena, intervallati da 2 piccoli spuntini tra i pasti. Allo stesso modo è bene cercare di prevenire già durante l'infanzia il sovrappeso e la sovralimentazione, proprio perché gli studi hanno dimostrato che la sovralimentazione durante l'infanzia può prefigurare successive abbuffate, binge eating, con un conseguente aumento di peso, insoddisfazione corporea e il conseguimento di diete proprio con lo scopo di controllare il peso. E gli studi dimostrano che le diete aumentano di ben 8 volte il rischio di sviluppare un disturbo dell'alimentazione. È inoltre poi utile riconoscere alcune problematiche che possono apparire durante l'infanzia, prima tra tutti l'alimentazione schizzinosa, poiché tale selettività può condurre i genitori a maggior stress e a premere i propri figli a consumare determinati alimenti. Però questi comportamenti possono portare allo sviluppo di una maggiore preoccupazione per il peso, per le forme corporee, al digiuno e allo successivo sviluppo di anoressia nervosa. Quindi può essere utile riconoscere tale problematica ed affidarsi ad uno specialista che possa darci alcuni consigli su come affrontarle. Oltre a questo è bene poi riconoscere anche le problematiche alimentari e digestive, questo perché sempre gli studi hanno dimostrato che in persone affette da anoressia nervosa queste problematiche sono per 2 volte più frequenti, quindi anche in questo caso è bene riconoscere in maniera precoce e poi affidarsi a qualcuno che possa aiutarci a curarle. Bene, grazie Chiara anche per questi spunti pratici, no? Quindi sicuramente degli elementi a cui porre attenzione, ma anche delle indicazioni per gestire in maniera preventiva, no? Se vogliamo un eventuale esordio di disturbo dell'alimentazione. Grazie mille, grazie a tutte. Bene, adesso ci avviamo alla seconda parte dell'incontro e quindi leggiamo le domande che alcuni spettatori hanno riportato in chat. Iniziamo con una domanda relativa alla probabilità di guarigione dall'anoressia nervosa. E l'altra domanda, in realtà sono 2, quali sono i fattori di rischio per la cronicità del disturbo? Allora, passo la parola alla dottoressa Tramontano rispetto alla prima domanda, quindi la probabilità di guarigione e i fattori di rischio per la cronicità del disturbo. Poi chiaramente tutte voi potete intervenire, anzi dare un contributo multidisciplinare è sicuramente ancora più utile. Allora, grazie Rosaria. Per quanto riguarda la probabilità di guarigione, per fortuna comunque gli studi ci indicano che possiamo essere molto ottimisti, cioè nel senso che ci sono buone probabilità di guarire dall'anoressia nervosa. Infatti diciamo che il tasso di cronicizzazione di solito è circa intorno al 10-20% dei soggetti. Poi può capitare che molto spesso dall'anoressia nervosa si sviluppino altri tipi di disturbi alimentari proprio perché il nucleo psicopatologico è lo stesso, però comunque con un indice di cronicizzazione basso ci fa dire che ci sono delle buone probabilità. Ovviamente dipende anche un po' dalla situazione, nel senso che ci sono dei fattori prognostici positivi e altri fattori prognostici negativi.
Sicuramente un'età precoce dell'insorgenza e una breve durata di malattia sono dei fattori prognostici positivi, nel senso che se la persona sviluppa un'anoressia nervosa in un'età in cui è molto giovane e tempestivamente viene attuato un tipo di intervento, allora sicuramente la guarigione è molto molto probabile. Invece i fattori prognostici negativi, quindi quelli che portano molto di più alla cronicizzazione del disturbo, possono essere una lunga durata di malattia, quindi un esordio più avanzato e una malattia che dura molto di più, una grave perdita di peso quando la perdita di peso è molto elevata e dura molto nel tempo, e poi la presenza di abbuffate e vomito, la ricerca ci dice che è un fattore prognostico negativo. Bene, grazie Martina. Qualcun'altra vuole aggiungere qualcosa? Sempre in termini di contributo alla remissione dal disturbo. Sì, sicuramente, insomma, io mi sarei sovrapposta a quello che ha detto la dottoressa Tramontano, nel senso che appunto sono significativi un po' questi fattori prognostici di cui ha parlato. In generale, diciamo che noi preferiamo parlare di anoressia nervosa di lunga durata o problematica alimentare di lunga durata, proprio perché non è detto che comunque, anche se c'è un problema da molto tempo, con un adeguato trattamento focalizzato sul nucleo psicopatologico, sui fattori di mantenimento, nonostante ci sia una lunga durata, non ci possa essere una remissione della problematica stessa. Quindi sicuramente la breve durata di malattia è un fattore prognostico positivo, però dall'altra parte un adeguato trattamento anche in presenza di una problematica presente da lungo tempo può comunque portare a una remissione dei sintomi. Ok, poi c'è una domanda rispetto al ruolo dell'apprendimento vicario del disturbo dell'alimentazione, quindi in questo caso credo possa essere utile sia il contributo della dottoressa Ramponi come dietista, sia del contributo della dottoressa Riboldi che di una delle psicologhe. Vuoi iniziare tu, Chiara? Allora, sì, esatto, diciamo che, come dicevo prima, l'utilità di questo apprendimento è il fatto che i bimbi imparano molto osservando gli adulti, osservando i grandi e imitandoli. Quindi, diciamo, come prevenzione in esordio di un disturbo dell'alimentazione, quello che possiamo fare è proprio trasmettere ai bambini un corretto stile alimentare sulla base delle linee guida, dove appunto non significa escludere totalmente alcuni alimenti o dover per forza consumare altri alimenti. Diciamo che appunto questo apprendimento fa sì che poi il bimbo abbia una più ampia scelta alimentare e sia meno poi portato in futuro all'eccesso di alcuni alimenti o alla restrizione di altri. Ok, Maria Luisa, aggiungi la parte psicologica rispetto all'apprendimento vicario a questa domanda, quindi ci fermiamo un attimo su questa domanda. Sì, certo, sì, per l'apprendimento vicario appunto una persona può essere influenzata da cosa possono fare gli altri e quindi una persona può e seguire un po' più il compagno, l'amico che dà un'eccessiva valutazione al peso e alla forma del corpo e quindi può essere influenzato e dice ok, se anche il mio amico dà questa importanza può darsi che c'è una bassa sicurezza e quindi posso apprendere dei comportamenti che possono essere negativi dai pari, come appunto può essere anche l'influenza dei social, sono tutti apprendimenti vicari. Martina, Laura, volete aggiungere qualche elemento? Sì.
Sì, allora sicuramente questi fattori possono essere dei fattori che hanno un'influenza chiaramente all'interno di, come dicevamo prima, un'eziologia comunque multifattoriale. Anche la presentazione comunque di Ilaria, della dottoressa Riboldi, ci ha fatto un po' riflettere su questo punto, e quindi comunque è vero, magari l'influenza dei pari, eccetera, può essere determinante, però non da sola, se è sostenuto anche da una base genetica, da quello che ho vissuto nella vita, da una serie di altri fattori, ecco. Okay. No, ti posso dire una cosa, no? E infatti, come dicevate voi, cioè alla fine era un po' quello che spiegavo prima sull'epigenetica, cioè questo è un tipico caso di epigenetica, per cui un comportamento poi altera anche proprio il funzionamento biologico della persona, anche se il DNA non è modificato, quindi c'è proprio anche una base biologica, quindi giusto per fare un esempio sull'epigenetica di cui parlavo prima, quindi assolutamente. Certo, certo, è importante integrare tutte le parti, proprio nell'ottica, no, della multifattorialità. Poi abbiamo una domanda di Pasquale, intanto una considerazione. I disturbi dell'alimentazione sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza per la loro diffusione più precoce tra i giovani, e l'eziologia multifattoriale è complessa. Quindi ci chiede quali sono le risposte territoriali a questa problematica e come identificare precocemente insomma, l'esordio di questi disturbi. Vuoi rispondere, dottoressa Zagarese? Prego. Sì, effettivamente, quindi i disturbi alimentari sono una problematica per l'intero territorio, l'esperienza territoriale, ovviamente, della sanità territoriale. Ciò è come riconoscerli, quindi come identificarli precocemente e quali sono le risposte territoriali? Beh, questa è una domanda effettivamente molto interessante. Da un lato le risposte territoriali esistono, si tratta comunque di trattamenti che spesso vengono messi in atto sia in strutture pubbliche sia in strutture private. Per quanto riguarda le strutture pubbliche, sicuramente quindi si parla di ambulatori, comunque ospedalieri da questo punto di vista, e normalmente appunto si tende a parlare soprattutto di esperienze appunto di ricovero, quindi in casi come anche ricordo nello scorso webinar tendevamo a dire, in casi proprio di diminuzione dell'assunzione idrica per esempio e di un scarso peso, è richiesto in questo caso un ricovero più proprio in una struttura più specifica da questo punto di vista. Ciò non toglie che comunque esistono e anche i tipi di trattamenti possono variare, ed infatti voglio dire dall'altro lato è importante identificare come il lavoro di un'equipe multidisciplinare che si è allineata, dove lo psichiatra, il ruolo dello psicologo, dello psicoterapeuta, del nutrizionista sono allineati sulla stessa tipologia di metodologia, effettivamente possono dare una risposta che è più completa a 360 gradi al trattamento stesso della persona e al suo benessere. Per quanto riguarda i sintomi e quindi come identificarli, abbiamo definito come ci possono essere diversi sintomi effettivamente, che spesso dipende un po' dalla situazione, però normalmente si tende a guardare soprattutto ad esempio ad avere casi dove ci sono appunto ragazze, persone che chiedono spesso conforto rispetto al proprio fisico, la propria statura, la propria grandezza di parti del corpo nello specifico, ma anche l'uso della bilancia, e ci sono davvero molti comportamenti, la restrizione dietetica e così via. Quindi sono riconoscibili da un'attenzione focalizzata che la persona tende a mettere sempre riguardante la problematica proprio alimentare. Ok,
Ok, grazie. Poi abbiamo una domanda di Martina. Che tipo di terapia consigliereste per l'alimentazione altamente selettiva? Facciamo rispondere la dottoressa Tramontano. Allora, diciamo che per l'alimentazione, cioè per l'alimentazione selettiva, comunque fa parte dei disturbi alimentari che di solito colpisce di più la fascia dell'infanzia, ma che possiamo trovare anche in pazienti adulti. E dal punto di vista, cioè siccome fa parte comunque della gamma di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, la ricerca comunque ci dice che la terapia consigliata per tutti i disturbi, sia per adulti che per adolescenti, è la terapia cognitivo-comportamentale. Per gli adolescenti nello specifico c'è anche la terapia basata sulla famiglia. Rispetto proprio all'alimentazione selettiva bisogna andare anche un po' a vedere a che cosa è connessa, perché alcune volte può essere connessa a fobie rispetto all'aspetto sensoriale del cibo, alcune volte può essere legata a sintomi che mi hanno dato certi cibi, quindi poi dopo manifesto un po' la paura nel mangiarli e quindi inizio a diventare selettivo. Quindi ci può essere un'ampia gamma di fattori che portano ad essere selettivi nell'alimentazione, quindi nel momento in cui diventa un vero e proprio problema, che può essere connessa alcune volte anche alla perdita di peso, quindi ci sono tutti i sintomi di malnutrizione, cioè a seconda dei processi che ci sono in atto si valuta poi il tipo di trattamento più adeguato, personalizzato sulla persona. Un'altra cosa che consiglio è sicuramente anche nel caso di alimentazione selettiva di rivolgersi comunque a un'equipe di professionisti, perché anche in questo caso c'è bisogno sia di un lavoro terapeutico ma anche di un lavoro dietistico e medico, quindi è importante anche una terapia che preveda tutte le figure. Esatto, quindi sempre un'equipe multidisciplinare che condivida, come sottolineava la dottoressa Zagarese, una metodologia di lavoro, no? Sia di concettualizzazione del problema, sia la metodologia proprio rispetto al programma di cura che poi viene offerto all'utente. Poi abbiamo una domanda da parte di Giusy: cosa fare se si dovesse notare che il proprio figlio intraprende una dieta per perdere peso o per emulare immagini femminili apparentemente perfette e troppo magre, sostanzialmente quelle che arrivano dai social? Quindi passo questa domanda alla dottoressa Ranzini, che ce ne ha parlato prima. Sì, esatto, diciamo che riprende un po' quello che abbiamo detto prima, quindi il fatto che ci possa essere un ideale di magrezza che di fatto viene interiorizzato e che porta poi ad adottare certi comportamenti come una dieta, un'alimentazione restrittiva, sia in termini cognitivi che calorici. Quindi sicuramente un qualcosa che si può fare è capire insieme al proprio figlio e alla propria figlia che cosa sta succedendo, quali sono le sue preoccupazioni, anche aiutarla a mettere un po' in discussione queste immagini, come dicevamo prima, che vengono presentate, quindi stimolare un po' la riflessione su l'alterazione, la manipolazione delle immagini e su quella che invece è la normalità di un corpo femminile. Quindi questa è una riflessione che può essere fatta assieme. Mi viene poi un po' in mente che invece se si dovesse notare un comportamento che prosegue nel tempo con delle intense preoccupazioni, allora può essere utile richiedere una consulenza e fare un approfondimento proprio per capire se c'è una problematica alimentare meritevole di attenzione e di un percorso specifico, perché anche in virtù di quello che abbiamo detto prima, quindi più precoce è la presa in carico, più probabilità ci sono di una remissione.
Esatto, di una remissione anche più rapida, certo, e completa allo stesso tempo. Esatto. Poi c'è una domanda di Maria, che è mamma di due gemelle omozigote che compiranno 11 anni ad agosto e in questi ultimi mesi stanno manifestando disturbi dell'alimentazione. Qual è l'approccio più corretto da seguire? A noi genitori è stato indicato in prima battuta una base biologica del disturbo dell'alimentazione. Quindi passo questa domanda alla dottoressa Ripoldi. Sì, allora vabbè, non so di quale tipo di disturbo alimentare si tratti, però diciamo che la risposta vale un po' per tutti, nel senso che io credo, adesso non so da chi sia stato consigliato questo approccio biologico, però ecco, riprendendo anche un po' quello che diceva prima la dottoressa Ramponi, sicuramente escludere i figli, soprattutto che manifestano magari dei primi sintomi, dalla scelta dei cibi, piuttosto che addirittura non farli venire a fare la spesa, dà un significato all'alimentazione che è un po' un significato sbagliato, quindi io non mi addentrerei troppo in questa strada, sinceramente. Se c'è una preoccupazione di questo tipo, magari è il caso di rivolgersi a uno specialista, magari si può chiedere consiglio anche in prima battuta al pediatra, vedere se c'è la necessità magari di essere indirizzati a un'equipe multidisciplinare, sicuramente in questo senso. Cioè, io la vedrei più così, ecco. Perché rischia di essere sicuramente controproducente in questo modo. Ok. Grazie Ilaria. Poi abbiamo una domanda da Teresa. Riporta che utilizzare il rifiuto del cibo come atto di ribellione in un ragazzo di quasi 12 anni che ha un piano terapeutico per deficit di crescita con micropunture quotidiane di Nortropin può ritenersi un disturbo dell'alimentazione? Anche qui passo la parola alla dottoressa Riboldi per l'area di competenza. Ma allora, letto così, io direi che qui c'è una situazione un po' più complessa, nel senso che si parte da una situazione, diciamo, di patologia o comunque di situazione organica che viene trattata con delle punture quotidiane che sicuramente non saranno, immagino, piacevolissime, quindi io penso che qui sia qualcosa che va al di là, magari, tutta una situazione di difficoltà, di stress legato a questa situazione giornaliera. Chiaro che ecco, bisogna stare attenti che poi non si tramuti, per quello che dicevamo prima sui fattori predisponenti, il fatto di dieta eccetera, non si trasformi invece in un disturbo alimentare. Quello è utile indagare. Anche in questo caso io magari chiederei consiglio allo specialista. Ripeto, in prima battuta si può chiedere, visto che ha 12 anni, al pediatra sicuramente. Questa è una domanda intelligente secondo me da fare al pediatra. Ok, grazie ancora Ilaria. C'è un'altra domanda di Giusy rispetto a questa problematica, cioè nel caso in cui si avesse sofferto in passato di disturbo dell'alimentazione, come evitare di dare il cattivo esempio a causa di comportamenti parzialmente disfunzionali ancora presenti e come fare che i propri figli possano indirettamente interiorizzare comportamenti alimentari col corpo e la considerazione dell'attività fisica disfunzionale. Allora, diciamo che l'invito in questo caso è quello di, se è possibile, se è il momento, insomma, ci sono le risorse per farlo, di risolvere personalmente la problematica alimentare. Questo in modo tale appunto da disinnescare quello che potrebbe essere un processo di modellamento, quindi di apprendimento, no, vicario da parte dei figli di quello che può essere un rapporto problematico con il cibo, nonché poi, no, un ideale di magrezza interiorizzato che poi si può associare a dei comportamenti disfunzionali, no, nel controllo del cibo, del peso, della forma del corpo, ecco. Invito un po' a prendersi cura di questo problema laddove si riconosca appunto un qualcosa di residuo sul quale magari si può lavorare, no? Non so se le mie colleghe vogliono aggiungere qualcos'altro su questo punto, però direi che insomma il messaggio cruciale è questo. Poi senz'altro, una volta risolta la problematica o residui della problematica, non si pone neanche più questo fattore di rischio, ecco, viene meno il fattore di rischio.
Ok, abbiamo dei ringraziamenti rispetto alle risposte che abbiamo fornito. Provo a vedere se ci sono ancora delle altre domande. Sì, ce n'è uno sull'epigenetica. Carolina ci chiede se ci sono degli studi che consiglieremmo riguardo epigenetica e apprendimento vicario. Dottoressa Riboldi. Allora, io dico la verità sullo specifico rapporto epigenetica-apprendimento, adesso così su due piedi non saprei dirlo, però posso magari condividere qua nella domanda e risposte il link di quell'articolo di cui parlavo prima, perché sicuramente nella bibliografia finale ci sono tutta una serie di articoli sull'epigenetica e sicuramente ci sarà un rimando al discorso dell'apprendimento, quindi lo condivido, c'è proprio il link, per cui... Sì, può essere utile. Allora, al momento non ci sono altre domande. Noi vi ringraziamo per aver partecipato a questo primo incontro e vi diamo appuntamento al prossimo incontro informativo, che sarà su un altro falso mito sui disturbi dell'alimentazione, in particolare non solo ragazze. Quindi cercheremo di sfatare il mito che i disturbi dell'alimentazione coinvolgono solo il sesso femminile e solo gli adolescenti o le giovani donne. Certamente noi ci mettiamo a disposizione per eventuali confronti, così come stanno richiedendo alcune persone in chat. Potrete seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, alla pagina Cliniche Italiane di Psicoterapia Milano Navigli. E vi appunto invito al prossimo incontro, che sarà lunedì 31 maggio, sempre alle ore 18. Vi auguro buona serata a tutti.